schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mil che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mil su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning in GTA Online. Allora, oggi andiamo a vedere la nuova auto che è stata rilasciata da Rockstar. È una sportiva classica, mi sembra che sia una sportiva classica, è la Comet ragazzi. La Comet diciamo che assomiglia moltissimo comunque a una Porsche classica, non una Porsche moderna. Diciamo che è carina come auto, è anche spinta, anche veloce. L'ho provata e non mi dispiace come auto, devo dire la verità. Anche se esteticamente secondo me lascia un pochino a desiderare, però ognuno ha i suoi gusti. Quest'auto costa 1.145.000 ragazzi, è la Comet SR e nulla, andiamo a modificarla, vediamo che esce fuori da quest'auto ragazzi. Allora, in primis metterò un colore che si addice a quest'auto, vediamo che si addice. Intanto andiamo a vedere tutte le varie modifiche. Allora, parto che comunque la farò un'auto monocolore, diciamo con un colore solo, ovviamente un perlescente, perché sennò che cazzo le macchine hai senza un perlescente. E nulla, e vediamo un attimino, non voglio mettere parti esagerate perché comunque a me alettoni, pezzi in carbonio, cazzi e mazzi non è che mi piacciono molto, quindi cercherò di fare un'auto abbastanza contenuta come state vedendo. Ecco, devo dire, mi aspettavo, non so, qualche presa d'aria, qualcosina in più, però va bene. Come neon vediamo di mettere, allora io ho già una mezza idea di come farla, ce l'ho, quindi metto questo neon qui, verde acqua, verde menta, che cazzo è, eh? Che penso che si addica molto al colore che farò, diciamo. Allora vediamo, vediamo qui. Allora ragazzi, innanzitutto io vado a mettere un bel metallico e metto questo qui ragazzi, e poi ci andrò ad applicare ovviamente un perlescente, un perlescente che riprenderà automaticamente la, diciamo, il neon. Mettiamo una bella targa. Allora, lo sapete tutti come applicare il perlescente sui metallici, insomma, quindi non è che devo stare qui a spiegarlo. Comunque c'è un video sul canale come applicare i perlescenti su tutti i colori, quindi potrete andare a guardare anche quello. E mettiamo un perlescente ragazzi, comunque verde benzina, cambiamo lo spoiler, vediamo un attimino che esce fuori. E io vorrei tirare fuori un colore camaleontico, no? Vediamo qualcosa di carino, anche se fuori è notte, comunque il colore l'ho già provato su altre auto, quindi è abbastanza bello. Cerchio, ci mettiamo un Lega o qualcosa del genere, vediamo un attimino. Ed eccola qui ragazzi. Allora, al primo acchito non sembra nulla di particolare, niente di che, anche perché come ho già detto è notte, quindi non si vede molto questa perlescenza. Questo colore di giorno fa la sua porca figura ragazzi, però a me giustamente quando devo fare una modifica alle auto mi capita sembra notte, non si sa perché mi capita sempre la notte. Comunque vabbè, in sé l'auto ragazzi non è neanche brutta, almeno come l'ho fatta io non è brutta. Ecco, se avessi cambiato sto cazzo di fumo
colore un po' più tenue, però vabbè, va bene anche questo, ragazzi. Come dicevo, in buona sostanza l'auto non è male per il prezzo che costa. Diciamo che se avete i soldi li potete anche spendere per l'auto, perché è abbastanza carina. Però comunque rimane sempre diciamo su quella categoria, no? Sulla categoria Porsche. I modelli della Comet bene o male sono tutti quelli, e quindi alcune volte Rockstar è un po' deludente su questo punto di vista. In questo punto, ragazzi, diciamo che si vede un tantino meglio la verniciatura, diciamo è anche abbastanza bella secondo me. Poi i gusti sono gusti. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.